quando parliamo di piattaforme, secondo me bisogna fare una distinzione. Si parla di piattaforme che rendono disponibili le informazioni, che sono quelle che sono sviluppate moltissimo, e poi c'è un tema di piattaforma fisica, cioè di come effettivamente i servizi sono organizzati. Io credo che la sfida stia ai due livelli, c'è molto lavoro fatto sulla prima, c'è moltissimo lavoro da fare sulla seconda, perché se non riusciamo a ragionare in maniera diversa rispetto ad oggi, in termini di integrazione di diversi servizi, per rispondere ai flussi di mobilità, così come questi si presentano e si organizzano, le altre piattaforme digitali possono servire ma non risolvono certamente il problema. La sfida sta lì ed essendo un operatore ferroviario ci sentiamo, diciamo, particolarmente protagonisti della sfida, perché la struttura ferroviaria, il sistema ferroviario per definizione è, diciamo così, la struttura portante di un sistema di mobilità, perché poi ci sono le connessioni con i punti delle città, c'è la mobilità di prossimità e quant'altro. Lì c'è il lavoro da fare e noi siamo disponibili, pronti, abbiamo tanta voglia di farlo.